margarina vegetale, farina di tipo 0, uova intere, zucchero semolato, lievito per dolci, sale, Nutella. All'interno di una ciotola capiente verso gli ingredienti secchi, quindi la farina, il lievito e lo zucchero. Mescolo il tutto per amalgamare gli ingredienti e aggiungo il sale. Mescolo ancora e poi riverso sulla mia spianatoia, sul mio tavolo da lavoro. Io sto utilizzando un tappetino in silicone. Tutti gli ingredienti secchi. Creo la fontana al centro e metto ai lati la margarina vegetale fredda di frigorifero e tagliata ma è fredda. Verso al centro della fontana le uova. Inizio ad amalgamare il tutto partendo proprio dalle uova. Devo riuscire a creare un panetto morbido ma che non resti appiccicoso. Ho ottenuto il panetto, lo lascio riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, lo riprendo e divido il panetto in due parti. Una parte più grande, che sarà appunto la base della mia crostata, e la parte più piccola che servirà per le strisce decorative. Lavoro velocemente il panetto più grande, la parte più grande, per stenderlo e creare il guscio della mia crostata. Lo stendo con un mattarello e lo spessore sarà di circa 2-3 cm. Posiziono la base della mia crostata su una teglia per crostata appunto, e questa è una teglia con il fondo estraibile del diametro di circa 30 cm, questa è quella dell'IKEA. Rimuovo la carta da forno. E con la parte non seghettata di un coltello elimino tutto l'eccesso di pasta. Lascio riposare il composto con tutta la teglia in frigo per una decina di minuti, il tempo di creare le strisce. Mentre le strisce restano in frigo per una decina di minuti circa, ma anche meno, devono raffreddarsi un po', verso all'interno del guscio di crostata la Nutella, che è stata ammorbidita a bagnomaria per 5 minuti circa, il tempo che è diventata bella morbida. Sistemo le strisce su tutta la crostata. Per la cottura utilizzo la tecnica di Enrica del canale Chiara Fashion. Il suo suggerimento è di mettere sulla crostata un foglio d'alluminio a copertura, far cuocere per 20-25 minuti a 170-175 gradi. Nel mio caso io metterò a 175 gradi per 20-25 minuti sulla parte bassa. Poi sposterò la crostata al centro e farò cuocere per altri 10 minuti circa, sempre alla stessa temperatura, in modo da far dorare anche la parte superiore. Ed ecco qui la mia crostata sfornata, adesso vediamo la prova taglio. Eh sì sì, Enrica ha proprio ragione, all'interno la Nutella è ancora morbida. Il video termina qui. Spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, spunta anche la campanella e potrai essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima!